Bentornato sul mio canale. Oggi vediamo il Caged, gli accordi del Caged, lo dico in italiano, cioè la pronuncia come è scritto, Caged. Gli accordi minori, come sono organizzati secondo il Caged. Ti invito a vedere, se ti trovi in questo video, a vedere prima gli accordi maggiori del Caged. Metto in descrizione sotto il video precedente. Ti invito a iscriverti al sito giambierobruno.it, dove iscrivendoti con l'email ricevi lezioni che non carico qui, promo, materiale, eccetera, in base a dei livelli intermedio che è classica, fingerstyle, principiante che è improvvisazione, blues, ritmica, eccetera, e jazz avanzato. Vediamo in tonalità minore, cioè gli accordi in minore. Gli accordi maggiore, avevamo ottenuto queste forme di maggiore, do maggiore, qui e qui, e l'abbiamo trasportato in varie tonalità, diciamo in sol maggiore. Ok. In re maggiore, eccetera. Poi c'è questo qua, poi c'è. Ti dicevo di farlo poi in la maggiore, in mi maggiore, in si maggiore, eccetera. Vediamolo in re, in do minore. Quali sono le forme che comunemente tu usi, magari una forma molto comune è questa, no? Col barré, re minore, mi minore, è una forma più diffusa. Però le quattro forme, C, A, G e D, sono esattamente queste qua. Tra cui ci sono delle forme poco usate, no? Per esempio, in prima posizione, questa è la forma che sarebbe la forma do minore, fondamentale, terza minore, quinta giusta, 1, 3, 5. La seconda forma, in forma di La, è questa qui. C'è questo barré, vedi? Se vedi lo sposto in prima posizione, è un La minore, quindi forma di La, quindi C, A, G, forma di Sol, è così. Inserisco un PDF sotto il video gratuito per scaricare queste forme. Poi abbiamo la forma di Mi, C, A, G, E. È un barré fondamentale, sesta corda, e se vedi è la forma di Mi, vedi, un Mi minore in prima posizione, non è altro che un Mi minore, vedi. Poi spostandolo dobbiamo mettere il barré per forza, altrimenti. E poi c'è la forma Re minore in forma di Re. Sì. E sarebbe. Ok. Dove è il do minore? Questa è la fondamentale. Questo è il do minore. Quindi abbiamo questa. 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 Trasportare ovviamente queste in altre tonalità. Per esempio, vogliamo farlo in La minore. Partiamo da La minore in prima posizione, poi prendiamo la forma di Sol successiva, che sarebbe questa. Forma di Sol, poi prendiamo la forma di Mi minore, di Mi minore, e
sarebbe così, in forma di Mi. Il La minore, La minore in forma di Re, che sarebbe così. Chiaro? E poi c'è La minore. Ok. Poi c'è questo. E così via. Prova a farlo in più tonalità. Pur non avendo studiato sul Caged, io ho imparato le forme, ho imparato le triadi, le quadriadi, senza il Caged, come spiegavo nel video precedente. Se hai bisogno di lezioni private, inserisco qui il cellulare per la prima volta, perché sto dando su Skype oppure Zoom, però maggiormente Skype, perché è gratuito poi per... E se non sei iscritto al canale, iscriviti, ma soprattutto al sito, se non ti interessano le lezioni su Skype, sito giambirobruno.it. Noi ci sentiamo alla prossima, ti ringrazio per avermi seguito, ciao.